Che c'è Dante, che stai a fare? È iniziata l'edicola. Che stai a fare? Allora, che stai a fare? Buongiorno a tutti, signori. Buongiorno. Buongiorno. Oggi no, è lunedì. Dobbiamo far presto perché oggi non abbiamo tempo perché dobbiamo andare a pagare l'IMU, ragazzi. Ecco, l'IMU. Ce l'hai una canzone sull'IMU? Ce l'ho scritta ma ce l'ho a casa. Perché sapete, oggi è l'ultimo giorno. Comunque che cosa lo posso dire? Sì, dilla. Allora, a Milano l'IMU lo pagano al 4%, a Roma invece, beh, Alemanni ce l'ha messa al 5%. Non si chiama Alemanno. Come si chiama? Si chiama Ale, magniamo tutti. Ah, Dante, che ti è preso oggi, Oggi poi guardate, oggi abbiamo ancora a parte Salvo Sottile, visto già nell'anteprima, e Giuseppe Sottile. Se, posso dire una cosa, tuo padre è molto più bello di te, guarda che è proprio figo, eh. Lui chi è? Lui è, no, chi è sto baffo? Sto baffo anni 80, chi è? Questo viene da Salerno. Da Magnum Piaio, anni 80. Allora ragazzi, sfogliamo i giornali, la nostra Bibbia, perché è gratis, no, capito? Leggo, eccoci qua, ci risiamo. Allora, Monti fa la lista, Silvio lo show. Allora, cosa è successo ieri? L'ultimo sanno. Ieri Berlusconi è andato a Canale 5, sta su tutti i giornali, sta ovunque, vedete, sul Tempo, Berlusconi tra IMU e fidanzata. Devo dire, ieri abbiamo assistito a un'intervista, ragazzi, stupenda. Complimenti a Barbara D'Urso, perché io non ho mai visto una intervista così incalzante, così veramente... Quasi cattiva addirittura. Spiedate, c'è questo, come si chiama? Sto filo di fuoco, come si chiama? Di domande. Sottile, queste domande fatte a raffica. Faccia una domanda. È stato veramente, perché soprattutto a un certo punto Berlusconi non sapeva più, capito? Altro. Come non doveva so, farsi guarda, pensare. Secondo me la D'Urso come la Boccassini, cioè è stata proprio. A un certo punto Berlusconi non ce l'ha fatta più, se ne è dovuto andare. Dopo un'ora e dieci se n'è dovuto. No, era il processo di mumificazione l'ultimo, che era troppo violento. Ecco, troppo qua, ecco qua, qui c'è una foto. Si capisce che la D'Urso era contro di lui, guarda, dalla foto, ha avuto proprio difficoltà. No, comunque, ragazzi, è facile criticare da casa, tutti che criticano, però tutti i giornalisti avrebbero voluto tutti avere Berlusconi lì. Però il problema era se si squagliava Berlusconi. Ma che stai dicendo? Ma che dici? Si sudava. Ma lascia stare, ma perché? Suona tu, che stai a fare? Suona. Se no ti aumento il... Ora, che male c'è tutti a dire bla bla bla, se Berlusconi ha detto che è fidanzato. Allora è fidanzato. Ha detto perché si sentiva talmente solo. Pensa come si sentono soli quelli che hai messo in mezzo a quella che puzza. Oggi è incazzato. Abbiamo un ospite, dai. Abbiamo l'ospite. Ma mica ho detto le parolacce come far pompa. Sì, non so per pompa senza parolacce. Vabbè, scusate. Ciao. Come va? Tutto bene? Dicevamo fidanzato. E allora? Beh, è fidanzato, tra l'altro. Tra l'altro, se andate a Ponte Milvio c'è già il lucchetto. C'è il lucchetto. Come si chiama la fidanzata? Qualcuno se lo ricorda? Come si chiama la fidanzata di Berlusconi? Francesca, c'è a Ponte Milvio, anzi a Ponte Silvio si chiama adesso, c'è il lucchetto Silvio e Francesca, mica adesso un bugno. Altre notizie che ci abbiamo. Pensa se ridiventa, se Silvio ridiventa primo ministro. Avremo una first paripatetica. Dante, ma che ti sei mangiato stanotte? Non lo so, ma che fai con la pennetta? Vabbè. Ieri c'è stato anche il concerto, avete visto il concerto di Natale? Però vedete, la musica ha riunito tutti i politici, stavano tutti a guardare lì dove stavano, dove che l'hanno fatto? Al Senato. Sapete che Monti, quando ha visto, l'ho seguito, stava seduto con la moglie, appena ha visto tutta st'orchestrona così, si è girato verso la moglie, pochi hanno visto il labiale, io l'ho visto, e gli ha detto però una bella tassa sui violini. Ce n'erano tanti. Sì, la bella tassa sui violini e la bella IMU sul contrabbasso. Comunque, per la cronaca, alla tutta sta politica messa là, alla fine del concerto
due clarinetti sono spariti. Io non vi voglio dire altro, non vi voglio dire altro. Allora, cercatevi delle altre notizie da commentare, che questa è solo una notizia, ragazzi, c'è solo una notizia, solo una notizia questa. Monti si ricandida, si candida, non si candida, signor Sottile, che farà? Si candiderà? Secondo me si candiderà, sì. Ma con chi? Sì, con chi? Ma lui darà così un programma, chiunque lo accetta, poi di fatto... Cioè un nuovo partito? Sì, sì. Un nuovo partito? Vuole fondare lui? Secondo me darà una lista di cose da fare e i partiti che lo accettano poi di fatto lo appoggeranno. Signori, oggi siamo avanti, oggi abbiamo il giornalista vero, mica questo. Ma che cosa è cambiato? Adesso Monti sta lì perché ha l'appoggio di tutti i partiti. Dopo starà lì perché avrà l'appoggio uguale di chi aderisce a un programma, praticamente le elezioni che le facciamo a fare? Ma gli occhi non li sbatti mai? Sì. Ecco, grazie. È l'Europa che ce lo chiede. È l'Europa che ce lo chiede. Comunque, come abbiamo detto nell'anteprima, dateci una certezza, diteci chi dobbiamo votare, che dobbiamo fare, non si può sapere. Vabbè, guardate le notizie, dobbiamo dire una notizia che mi è arrivata via Twitter, perché c'è stata la manifestazione a Taranto. Sì. E che lì stanno vivendo una situazione difficile, sì. Affiliazione di salute e lavoro. 20.000 persone in piazza a protestare, però i giornali non ne parlano, perlomeno noi non l'abbiamo trovata, quindi la diciamo noi che c'è stata sta cosa. Altra notizia che vi dico io, che ieri sera su Twitter se le sono date di santa ragione, amici delle redazioni dei giornali, andate a cercarvi i tweet. Salute. Enrico Mentana e Sallusti si sono massacrati su Twitter, se ne sono dette di tutti i colori. No, su Twitter è quella cosa, sì, dove noi mettiamo le cose. Vabbè, altre notizie da commentare, veramente ci sta poca roba. Facciamo un appello a Pannella. Auguri Pannella, sta veramente male, apprezziamo sempre il suo sforzo per il suo coraggio, però signor Pannella, cerchi di mangiare, che la vogliamo sempre con noi, bello, bello arzillo, come lui. Latte spaghetti a vongole. Ed è un mangio di quelli. Esattamente. Invece noi, siccome siamo democratici, diciamo che stavi dicendo? È uno sciopero. No, che stavi dicendo prima? Ah, ecco, la raccolta firme di Grillo. Nessuno ne ha parlato, ne parliamo noi, perché noi lo vogliamo. Un rompicoglioni, nel senso, un rompicoglione alla politica ci vuole, perché se no sono sempre gli stessi, si girano, si rigirano. Renzi ci hanno fatto fuori, quindi che ci piaccia o no, che lo votiamo noi, però ci vuole un, scusate se ho detto rompicoglioni, era nel senso, era sempre il turpiloquio che vince in questi tempi. Il turpiloquio, siamo a 7:48. Due parole sulla regione Lazio, è stato eletto Ambrosoli, l'avvocato della Lombardia, Ambrosoli, un 41enne che mi sembra molto ben determinato, sì, devo dire. Basta che non sia solo mio. Sono 8:04, ragazzi, dobbiamo chiudere, sennò poi non parte. No, diciamo, la regione Lombardia non si è fatta mancare niente, rimborsi, gratta e vinci, Fiorito dal carcere ha detto dilettanti, perché dai, non si può. Comunque si è ritirato dalla politica, Fiorito l'ha detto oggi, c'è scritto sui giornali, domanda. Ma perché? E fatte luce belle. Ciao!